Ciao a tutti, nelle puntate precedenti abbiamo parlato di, tra le tante cose, anche di centraline digitali. Il video di oggi vogliamo concentrarci sulla centralina digitale che noi valutiamo essere la più affidabile, la più intuitiva e anche quella più gestibile un po' per tutti, quindi sia per grossi plastici e anche medi e piccoli plastici. Parliamo della mobile station della Martin Trix, multiprotocollo, quindi va bene sia per la corrente alternata che per la corrente continua. In questo caso davanti a me ho una confezione, la scatola 29.000, è un set eccezionale dal punto di vista del prezzo, perché all'interno c'è già tutto quello che serve per la centralina digitale, quindi mobile station, la scatola di connessione e il suo trasformatore. In più Martin dà un bellissimo vale di 1,70 m x 98 m, quindi già raggio 2, per poter fare girare i treni, quindi per chi ha già a casa treni Martin digitali, con questa scatola può giocare, può iniziare. Adesso a questo punto, visto che abbiamo deciso di dedicarci proprio alla centralina e tanti di voi ci chiedono come fare per memorizzare, come fare per installare proprio nel plastico la centralina, abbiamo deciso di aprirla insieme a voi e di farvi vedere nello specifico come fare a fare queste piccole cose. Come sempre non andremo nel dettaglio assoluto, diamo un'infarinatura di base per poter iniziare. Se poi qualcuno avesse bisogno di qualche informazione in più, ci contattate e noi siamo a disposizione. Nella confezione, prima cosa, una cosa interessante, si trova un libretto dei tracciati del binario C, dove ci sono diverse idee per sviluppare un plastico in base alle misure che si hanno a disposizione. Questa può essere una bella idea perché ogni binario è numerato e quindi in base al plastico uno può trovare di fianco l'elenco dei binari che servono. Quindi questo è un sistema molto facile e intuitivo. All'interno della confezione ci sono anche le istruzioni della mobile station, della centralina. Le istruzioni, lo dico già, non sono in italiano, Martin non fornisce, ma non è Martin, Rocco, nessuna di queste ditte, per lo più tedesche, non forniscono istruzioni in italiano, però non abbiate paura, perché se acquistate il modello da noi ci mandate una mail o ci contattate via Facebook o sui nostri canali e noi vi mandiamo la traduzione, il PDF della traduzione in italiano della centralina. All'interno c'è anche un bell'ovale, come dicevamo prima. Adesso montiamo un pezzo di binario e andiamo a installare la centralina. Binario è il binario C, di cui ne abbiamo già parlato in qualche puntata precedente, quindi di facilissimo attacco, quindi si monta veramente in un secondo, e se vogliamo fare una piccola panoramica merita. E poi arriviamo alla centralina. La centralina è composta dalla mobile station di per sé, quindi questa è la vera e propria centralina digitale, che però, come ho già detto prima, necessita per forza della scatola di connessione, da cui escono i due fili che vanno collegati al binario, e il trasformatore col jack fatto apposta per alimentarla. Allora, la scatola di connessione, alcune piccole, diciamo, accortezze. Prima cosa, andiamo a collegare i fili con i due Faston sotto il binario. Tutti i binari Martin hanno destra e sinistra, hanno l'aggancio per collegare i Faston, ok? I Faston è il metodo più bello che una ditta produttrice abbia mai fatto, perché è il metodo più sicuro, perché una volta infilato non si toglie più, cioè si può togliere, ma diciamo non ha falsi contatti e quindi non ci sono mai problemi di perdita di corrente. Abbiamo i due fili marrone e rosso. Il marrone, qui ogni fasto mi è segnato da una B e da uno 0. La cosa importante è che se io scelgo di metterli qua, li metto qua, o qua, o qua, o qua. L'importante è che io non ne metta uno qua e uno qua, perché magari mi sbaglio, li metto su BB, quindi vado ad alimentare solo una fase. Quindi io scelgo questo punto, metto il mio marrone dove c'è lo 0 e il mio rosso dove c'è il B. Quello che intendevo prima, questo qua non si sfida, certo che se lo tiro viene via, però messo lì lui non si toglie più. A quel punto posso girare il mio binario e ho la mia alimentazione. Una cosa molto importante della centralina è questa, c'è un tappino qui, si toglie il tappino di protezione, bisogna fare attenzione a questi poli, se si piegano mettendolo malamente in questi punti diventa un problema, perché si vanno a rompere i poli e bisogna poi cambiare tutto il cavetto. C'è una freccia qui in alto, la freccia va verso l'alto, quindi
se facciamo lo zoom, la freccia è verso l'alto, se io lo infilo così va facile, facile all'interno. Se sbaglio l'ingresso e vado a spingere, spacco i poli, perché ripeto, non è, cioè ha una direzione, quindi freccia in su e lui entra come nel burro, come burro. Il mio trasformatore col jack lo collego qua e questo va alla corrente. Volendo, qui posso collegare una seconda mobile station, può essere utile in alcuni casi, in questo momento a noi non serve, eventualmente ne parliamo. Il trasformatore, col trasformatore alimento, quindi do corrente al mio binario e la centralina si accende. Marklin, ripeto, la centralina è Marklin ed è nera con i pulsanti rossi. La stessa identica centralina, la stessa scatola si trova come Trix, quindi cambia solo il binario che è in corrente continua, ne abbiamo già parlato, e per un discorso di brand tutto ciò che è rosso è verde nel Trix, perché il marchio Trix è da sempre verde. Allora, prima cosa che dobbiamo sapere è che ci sono diversi pulsanti. Questi due pulsanti sono multifunzione, cioè hanno diciamo due funzionalità. Se io schiaccio il tasto una volta e comanda il bianco, quindi lo scambio, vado sugli scambi. Se io schiaccio questo una volta, c'è la locomotiva, vado sul mio menu delle locomotive, che adesso è vuoto perché io non ho memorizzato nessuna locomotiva. Se invece vedete che ci sono anche i tasti rossi, tengo premuto Shift, che è il tasto con la scritta rossa, se tengo premuto Shift e schiaccio questo pulsante, mi funziona questa funzione qua, quindi entro nel menu della centralina dove io sono entrato. Volendo, qua ho un menu a tendina, col secondo e il terzo pulsante posso andare giù e su. In questo caso posso cambiare lingua e tutti i parametri della centralina. Noi la prima cosa che facciamo è andiamo a cambiare la sprake, che in tedesco è la lingua, non parlo tedesco. Quindi, secondo pulsante che corrisponde a lingua, schiaccio e mi fa scegliere, quindi col menu a tendina vado in giù finché non mi compare italiano. Schiaccio il tasto corrispondente italiano. Ok, nessun loco. Perfetto. A questo punto io ho inserito lo stop, quindi non c'è corrente sul binario. A questo punto devo inserire le locomotive. Per inserire le locomotive partiamo diciamo dall'esempio più facile. Ho preso questa novità, che è un modello MFX. Ok, questa piccola T3, molto particolare, tra parentesi. Per inserire una locomotiva... Ah, piccola parentesi, quando vado a inserire, se io, diciamo, nel caso in cui un appassionato... diciamo, se io ho già un plastico con 10 locomotive sul plastico, per la prima volta, se arriva a casa una locomotiva nuova, devo inserirla nella centralina o sul plastico, ma togliendo tutte le altre locomotive, o se no mi faccio un banco prova dove io inserisco per la prima volta la locomotiva nella mia centralina. Una volta che è memorizzata, a quel punto posso metterla sul mio plastico dove ci sono gli altri treni. L'importante è che non per evitare problemi sui decoder, non succede nulla, ma per evitare problemi sui decoder, la prima memorizzazione va fatta su un binario, chiamiamolo di prova. Quindi in questo caso questo può essere il nostro binario di prova. Lascio inserito lo stop, questo è meglio perché se io prendo il modello magari non ci vedo bene, lo metto storto col pattino e vado a toccare le due fasi, con lo stop non succede nulla perché non c'è tensione qui sopra, ok? Lo prendo, lo metto bene sul binario, tolgo lo stop e aspetto. Come abbiamo detto prima, il modello è MFX, quindi a breve comparirà una scritta MFX lampeggiante. Finché la scritta continua a lampeggiare non devo fare assolutamente nulla. Appena la scritta smette di lampeggiare vuol dire che il mio locomotore è memorizzato. Perfetto, il locomotore è memorizzato col suo nome, con la sua figura, già diciamo in automatico, quindi non ho fatto assolutamente nulla. Compaiono i simboli delle funzioni, in questo caso è una locomotiva col sound, quindi compaiono tutti i simboli. Quindi io, per dire, se schiaccio, tanti mi chiedete, ah ma come faccio? Non è touchscreen, quindi devo schiacciare il tasto corrispondente alla luce, ho acceso la luce. Per dire, se schiaccio il tasto che corrisponde al fischio, fischia. Se schiaccio il tasto corrispondente al rumore di base, lui fa il rumore di base.
altri fischi e tanti altri rumori. Le locomotive ormai arrivano fino a 32 funzioni, quindi in questo caso io ho F07, F0, quindi funzioni da 0 a 7. Se tengo premuto Shift, mi compaiono da 8 a 15. Quindi se schiaccio una funzione che è 8 a 15, io non ho mai lasciato lo Shift. Se lascio lo Shift, torno nella schermata principale. Quindi, per deselezionare quella funzione che ho selezionato, tengo premuto Shift, ritorno su 8.15, mi trovo di nuovo la funzione selezionata. Sarò io che dovrò andarla a deselezionare. Ok? Questo è importante. Tutte queste funzioni nel libretto di istruzioni del locomotore c'è scritto: F0 corrisponde sempre alla luce, F1 a così via, F2 e così via. Questo è importante. Altra cosa importantissima: per far muovere il locomotore, adesso lasciamo il sound attivato in modo tale che facciamo sentire a tutti voi che ci seguite che il rumore aumenta in modo progressivo. Quindi io qua ho il livello della velocità, do velocità in senso sempre orario, la mia stecca si alza di velocità. Se io voglio fermarmi e ripartire dallo stesso senso di marcia, rallento in senso antiorario. Ok? Se invece io voglio invertire il senso di marcia, facciamo uno zoom sulle frecce. Adesso la freccia stiamo andando di là, questa è vuota, questa è piena. Schiaccio centralmente, mi inverte il senso di marcia, inverte le luci. Quindi se io riparto in senso orario, mi raccomando, perché tanti poi non va perché provate in senso antiorario, invece bisogna provare in senso orario, sempre lei riparte nel verso contrario. Quindi la locomotiva sta andando, ricapitolando, se io mi fermo in senso antiorario, lei si ferma e quando riparto, riparte nello stesso senso. Se io invece schiaccio, si ferma e quando riparto, lei riparte nel verso contrario. Questa è la cosa importante. Per concludere, per non essere troppo lunghi, prima di togliere il locomotore dal binario conviene deselezionare tutte le funzioni, poi mettiamo stop e togliamo il locomotore. Ultima cosa, poi eventualmente l'approfondiremo un po' velocemente, adesso diciamo vi do un'infarinatura velocemente. Modello non MFX, lo metto sul binario, questo qua è un modello non MFX, quindi non MFX, sempre un Merlin, questo della linea startup, e il codice di catalogo è 36503. Quindi devo memorizzare quest'altro locomotore, tolgo lo stop, come ho detto prima il tasto shift serve per usare le funzioni rosse, quindi come sono entrato con shift nel tasto, diciamo nel menu della centralina, schiaccio il tasto shift, questo è il mio menu delle mie locomotive personali, mi viene in rilievo la prima locomotiva che ho lasciato memorizzato, mi sposto di 1 verso sinistra più 0, quindi sarebbe, non ho locomotive, lo tolgo, shift. Tasto locomotiva, quindi tenendolo a questo punto non vado più nel mio menu ma vado con il tasto locomotiva perché ho lo shift premuto e qui ho sempre menu a tendina, posso andare a non essendo MFX devo memorizzare io manualmente la locomotiva, essendo un modello Merklin col codice di catalogo da DLocoDB, quindi dal database, schiacciando qui entro in tutte le locomotive, quindi andrò a cercare la 36503 che abbiamo detto che è il codice proprio del catalogo Merklin. Tengo premuto Shift, mi viene fuori la rotella, giro la rotella finché non leggerò qua 36503. Sono andato oltre. 4:20, va bene. Perfetto, 503. Una volta che l'ho trovata devo semplicemente schiacciare il tasto corrispondente a 36503. A questo punto lui mi scrive il nome giusto, qui non ci sono funzioni perché c'è solo la luce, quindi lui non c'è da stupirsi perché non ha un decoder sonoro e a questo punto andiamo sempre avanti come prima, ci fermiamo, schiacciamo e andiamo indietro. Questo è quanto, diciamo che ci sono altre centinaia di funzioni, si possono comandare gli scambi, si possono comandare un sacco di cose. Come diciamo base, ripetiamo e siamo veramente convinti che sia un prodotto fantastico per iniziare, per giocare. Ultima cosa, non meno importante, queste centraline, visto che Merklin lavora sempre anche in visione del futuro, sono aggiornabili con la Central Station, quindi noi in negozio abbiamo la nostra Central Station che è la sorella maggiore, questo è il top di gamma,
che ha l'entrata col cavo Ethernet, quindi noi regolarmente aggiorniamo la centralina direttamente dal server, quindi collegandoci a internet, Mercury mette a disposizione gli aggiornamenti. Aggiornando la centralina, se acquistate la centralina, la mobile station da noi, ogni tot ci vediamo, ce la portate, la attacchiamo nella central station e la aggiorniamo, e ogni tot fanno degli aggiornamenti utili sia per migliorare le grafiche, per migliorare le funzioni, per aumentare le funzioni, poi andando avanti con i decoder, quindi aumentano le funzioni dei decoder, automaticamente devi avere anche una centralina aggiornata per poter sfruttare tutte le funzioni al top. Quindi questo è quanto, vi avrò sicuramente stuzzicato, ma avete di sicuro 100.000 domande, perché ripeto, ci sono tante cose che la centralina può fare. Scriveteci o contattateci. Siamo qua. Ciao.